Dimenticheremo mai, perché lei è sempre stata con noi, ha corso con noi fino agli ultimi giorni, ma ce la ricordiamo, insomma, chi non l'avesse conosciuta sicuramente si è perso qualcosa. Ricordiamo anche Fabrizio dei Fuggiti da Marte, un amico che ci ha lasciato poco fa, pochi giorni fa, che oggi correrà come Cristina con noi lungo i 10 chilometri, verrà ricordato con anche lui con un momento di silenzio, di raccoglimento. Sicuramente Fabrizio lascia un vuoto che speriamo che qualcuno colmi. Ha conquistato il cuore della città e non solo, e lui ha conquistato tutti con il suo sorriso e con le sue missioni di beneficenza, di pace. Ci ha insegnato a correre per gli altri, perché si può. Perché è una giornata molto particolare. Niente. Ricordiamo Fabrizio oggi, basta. Grazie che sei venuta, grazie. Dietro le trassette. Allora io passo la parola a Laura, poi se Claudia vuole, ok. Fabrizio era gioia e Fabrizio era amore, quindi voi correte con gioia e correte con amore, vivete con gioia e vivete con amore, perché solo così noi possiamo fare in modo che Fabrizio sia sempre sempre con noi. Buona corsa. Io posso solo ringraziarvi. Grazie Claudia. Ragazzi, mi raccomando, gioia e amore, il sorriso. Se qualche marziano volesse dire qualcosa, dire una parola, aggiungere, integrare, per farlo. Fabio. Ciao a tutti, sono dal Montagna Toscanerano. Fabrizio era scritto con noi, persona speciale. Ciao Fabrizio. Io volevo solo dire grazie a Fabrizio per tutto quello che ha fatto e che ci ha insegnato a fare, e che quindi spero che tutti noi continueremo a fare con lui.
trovi, comincia a farli avvicinare, bravissimo. No, che impatto sei grande, ragazzi. È sciolto? È appoggiato? Saltare? Mi ha bene i piedi. Così. Giorgio mi ha chiesto delle riprese a Ghirmali. Due metri avanti perché momenti ci prendo. Dai, occhio dritto così, attenzione, attenzione qua, dai.
Vado, ciao Francesca. Ehi, hey, ciao Luigi. Arrivato. Dov'è Marietto? Al primo chilometro. E il primo dov'era? Il primo è vicino al centro. Allora andiamo a vedere, dai, adesso andiamo. Allora niente, facciamo il giro esterno. Sì, dai, no, per lui è Luigi, lui è Giorgio, il mio amico. No, stai tranquillo. Ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Sessanta, 10:20, 10:21, 5:36, 5:73, 8:85. Guarda che gli fate male se state sulle ragazze. Fuori ragazze. 7:30, 6:60, 10:83, 4:73, 10:40. 7:91.4 5 89 3 89 2 23 77 1378 3 37 6 99 73. Per favore si sposti, per favore. 8 87 4 e 15. 909, 224, 1073, 351, 22, 154, 607, 895, 1 l'ho perso. 438, 545, 1085, 244, 848, 828, 300, 1016, 324, 367, 1048, 871, 301, 184. Ale Dario, dai, dai, Dario. Ale Dario. Silvia, quello ha fatto 29 su 10.000, Occhio, occhio lì con la bicicletta, vai via di là. Vai dentro con la bici. Vai dentro con la bici. Occhio con la bicicletta! Silvia, mandali via qui con la bicicletta da lì! Se no gli tira giù la gente, no? Lei è la prima donna quella, Silvia? Destra, 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 destra,
perché sono suonati quelli. È per quello che dicevo. Non ha fatto bene la destra. Ale, do lato! No, qui. Ale, Ale! Ale, Ale, Donato, bravo! Ale, Ale, dai, dai, dai! Capiamo il professore! E Paolo! Ale, dai! Ale, Tiziano, dai, dai, Tiziano! Dai, Antonio, dai, non mollare! Andiamo la bandiera. 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 Andiamo la quelli con le biciclette, se c'è gente fermatevi un attimo per piacere. No, 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 così no. È suo, eh? E io lo sento, Andrea. Cercalo! Oh, Vittorino, c'è lì lo sbarbato. A che arriva prima donna? Per Alessandro, seguito da René Cuneat, in quarta posizione Lucas, bravi ragazzi, questo è il podio della 13ª edizione del Trofeo Montestella, bravo Lucas, quinta posizione per Darietto Rognoni che sta preparando la Firenze. Lasciala fuori la scala, ecco, che arriva. Bravo, bravo Zahir. Bravo. Per Alberto Podestà, bravi ragazzi, al traguardo anche Gianluca Bello, arriva anche Alex Julian della Solvay direttamente dall'Alessandrino. Bravi ragazzi, complimenti. Bravo, complimenti. E viva la Atletica Palzola! Eccoli! Ben arrivato! Complimenti Alessandro. Qua, quando la intravediamo che sentiamo la maglia della possesso, l'arrivo arriva al traguardo anche Luca Leone e seguito da Andrea Albanesi, bravo Andrea, forza forza pubblico, accogliamo i nostri atleti. Bravo Marco, forza, grazie. Ecco Danilo, ecco, seguito da Pirata con Maghi. Sì, è bello vedere correre forte, è bello vedere correre in generale.
fino in fondo. Forza ragazzi, all'arrivo anche Antonio. Campione forza sociale. Ragazzi, forza ragazzi. Prima maglia del Cucchiotto Run. Il campionato sociale del Cucchiotto Run. Forza ragazzi, forza ragazzi, fino in fondo. E siamo sempre in attesa della prima donna all'arrivo. Ben arrivati ragazzi, bravi, forza. Vai Mattia! Dai dai dai, forza! Forza ragazzi! Bravo Giulio! Ragazzi! Dai Matteo, forza! Bravo Luca! Bravo Gianluca! Bravo Luigi! Dai ragazzi! Su su su! Ehi pubblico! Facciamoci sentire! E viva l'onda verde! Dai Renzo! Dai, dai Lorenzo! Dai Lorenzo! Un bel match! Dai ragazzi! Bravi ragazzi che sfidano fino in fondo! Pubblico! Alessia Pavlilla! Trattata che ha fatto veramente capire in questo tredicesimo di prima testella, bravissima Alessia! Bravi ragazzi! Dai ragazzi! E bravo Francesco! Dai ragazzi, fino in fondo! Arrivi in volata! Sprint finale per questi atleti! Bravo Franco! E Christopher! Bravo! Dai! Bravissimi! Mi raccomando, Forza ragazzi, dai, pochi metri, forza! HD, HD! Dai, 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 dai! HD, HD! Forza! Bravi, bravi, bravi! Ed ecco la seconda donna all'arrivo, Silvia! Con la maglia della Pro Sesto, bravo, complimenti! Ecco anche la terza donna ed è Giovanna Meroni, bravissimi. Ed ecco anche Maria Stella Becker, quarta donna. Ma super nelle donne all'arrivo, ragazzi. Ed ecco arrivare anche la quinta, col giocatore 788 programmers. Ale Rocco, forza ragazzi, grande Rocco, grande Rocco, il picco. Ragazzi, forza! Dai Gerry! Bravissimi ragazzi! Bravo Gerry! Ben arrivati ragazzi, forza! Bravi, bravi, bravi! Bravo Fabrizio! Le prime 8 posizioni della classifica maschile, all'ottavo posto Francesco Marino, settimo posto Alberto Podestallo Vion, sesto posto Zair, quinto posto per Dario Ragnoni, quarto per Lucas Manica, terzo posto per René Cuniaz, secondo Alessandro Corroni e primo Johannes Girna.
Questi sono i primi 8 uomini all'arrivo di questo 13° punto. Bravissimo Gianni, ben arrivati ragazzi, evviva tutti gli 8 uomini! Bravo Vittorino! Evviva, bravo Andrea, ben arrivato! Tutti. Dai ragazzi, forza e fatta! Dai Pietro! Dai Pietro! Dai forza Pietro, dai ragazzi! Bravissimi, dai! Bravi, 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 bravi! Evviva Donatella Vinci! Evviva! È andata benissimo! Dai! Ale, brava Rosanna, ale, ale, ale! Ale Rosanna! Ale! Volpe, ben arrivato! Su, forza! Dai Michi! Ci sono tutti! Dai ragazzi, forza! Evviva! Aia! Aia! Tutto bene? Tutto a posto? Chiamiamo la mamma! Forza! Forza, forza, forza! Grazie! Grazie Pierre Scelco! 13° trofeo, Gesso Montistella, ben arrivato Pierre! Ciao Pierre! Ragazzi! Forza, forza! Dai Roberta! Roberta Ghezzi! Brava! Come sempre! Bravi ragazzi! Vai, 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 vai ragazzi! Sprint finali pazzeschi, bello vedere questo agonismo, sacco, mi raccomando, l'agonismo ma con rispetto della pista. Grande Luciano! Bravi ragazzi, un abbraccio di Montestella. Dai Massimo! Ancora tanti arrivi con sprint finale, abbracci, ecco un altro sprint sul rettilineo finale. Bravi ragazzi. Ragazzi.
Bravi ragazzi. E un altro sprint sull'arrivo. Grazie, Robby!
ringraziamo gli amici Braga Runners di Treccate, che siete sempre grandi. E viva un po' di stile marzianino! Giorgio! Ragazzi, io devo salutare il mio amico Franchino, perché con lui, insieme a Lorenzo Spagnani, presidente del GS Monte Stella, ho fatto la mia prima maratona e l'ultima. Ne ho fatta una e basta. Franchino, ma ti ricordi? È stata bellissima, una bella emozione. Se non c'eravate tu e Lorenzo, non so come avrei fatto. Bravo, 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 complimenti. Allora Franchino mi ha detto che ha battuto Remo. Remo Andreoli, sei stato battuto oggi, mi spiace. Vabbè dai, un po' di competizione ci vuole, vero? Evviva! Evviva il podisti da Marte! Brava Dagmar! Ragazzi, tutto bene? Buon appetito! Qui c'è un suono ultra.
ancora una. E volevo ringraziare i podisti di Marte, in particolare una ragazza che si chiama Ilaria Ragazzi Carriere, credo che abbia 6 o 7 nomi come Recoba, e però niente, volevo ringraziarla perché mi ha messo al corrente ovviamente della situazione, e i podisti di Marte mi hanno
mi hanno donato un paracollo, insomma, credo si chiami così, devo aver detto una parola, come si chiama quello che si mette sul collo? Sì, vabbè, il paracollo, il buff, ecco, si chiama buff e tu lo dovresti sapere. E allora volevo ringraziarli e anche da parte mia, insomma, cercherò di portarlo il più spesso possibile proprio per onorare la memoria di questo ragazzo, di questo presidente e di tutti i podisti di Marte che sono stati così gentili. Quindi terrò questa cosa tra le mie cose più care. Grazie podisti di Marte! Ciao! Quindi sicuramente oggi non ho corso, avevo fatta di corsa 3 anni fa, perché per chi non mi conoscesse io marcio. E... Ma chi non ti conosce nessuno qua? E non ancora. No. I prossimi obiettivi sicuri sicuramente sono le Olimpiadi di Rio, che saranno ad agosto del 2016, quindi ti fate per me, e poi ci saranno altre gare intermedie come la Coppa del Mondo di Marcia, campionati italiani e altre che non ho ancora definito col mio allenatore. Hai già imparato qualcosa da dire in portoghese? Obrigado. Grazie. E poi, quindi questi sono gli obiettivi competitivi, agonistici, che poi sono anche di vita, in un certo senso, no? Ma che cosa ti porti nel cuore da queste esperienze di successo? Cos'è che ti... Tu sei una donna intensa, io lo so, quindi posso permettermi anche domande un po' fuori dalle righe. Sicuramente nel cuore porto la passione che condivido con ognuno di voi che fa la corsa, perché so che altrimenti non saremmo qui oggi, e poi la voglia di superare i propri limiti e di arrivare all'arrivo affaticati ma con un sorriso, e a me non manca mai, così mi dicono. È vero. Sì, mi sono laureata lo scorso anno in economia, laurea specialistica in Bocconi, e ora sto frequentando un master universitario, quindi mi do da fare sia dal punto di vista agonistico che nella vita di tutti i giorni. Ma quindi cosa vorrai fare da grande? Per ora l'atleta, quindi spero di fare ancora molte Olimpiadi. Spero che organizzino anche le Olimpiadi a Roma nel 2024, quindi mi piacerebbe esserci, e poi da grande vedrò. Per ora sogno in grande le Olimpiadi, e poi vedremo tutto quello che arriverà. Sei bella, brava, buona, intelligente, sorridente, non ti manca niente. Hai un'anima, e questo... E questa è la cosa più bella, perché al di là di tutte le esperienze competitive, certo, tanto di cappello, però prima di tutto siamo esseri umani, e questa è una bella cosa. Allora, tra pochissimo ci sarà la premiazione, quindi ti avremo con noi ancora. Grazie a tutti, un bacio. Bene, benissimo. Allora, noi ci prepariamo. Abbiamo qua il vincitore di questo 13° trofeo Montestella, Ioannes Girmay dall'Eritrea. Allora, Ioannes, vuoi raccontare un pochettino come sei arrivato qua? Sì, era un momento difficile, ho vinto, mi piacere. Tu sei arrivato qua, prima sei arrivato in Francia, giusto? Sì. Prima sono andato a Francia per gara, dopo ero tornato qui in Italia, adesso che un rifugiato centro. E lui adesso vive a Trento, alla ONLUS che si occupa dei rifugiati politici. Mercoledì dovrebbe ottenere lo status di rifugiato, perché lui arriva dall'Eritrea, è stato campione mondiale militare negli 800 con un personale di... Sì. Sono 1,47 e 13. Ora lui è allenato qua da Giorgio Rondelli, però lui è arrivato a Giorgio attraverso un altro grande allenatore che allena Eleonora Giorgi, Gianni Perricelli. E ora, se vuoi dire qualcosa al tuo allenatore, vuoi ringraziarlo? Sì, grazie a te Giorgio, perché lui sempre
che è interessante per me. Lui ha avuto anche molto qualcosa. Io ti dico grazie. Quindi ora Johannes, nella prossima gara che vuoi vincere, quella, la prossima gara che vuoi fare? Come questo, così, come questo. Bene, grazie Johannes. Chi vuole sapere un po' che la storia di Johannes, l'8 novembre al pomeriggio su TV 2000 sarà ospite di Licia Colò per una trasmissione sull'Eritrea e porterà la sua storia, che poi è anche una storia di sofferenza, perché lui è cristiano evangelista e l'ultimo anno era perseguitato, ha fatto anche 5-6 mesi in un campo così un po' isolato, e anche per questo poi ha deciso di scappare. Quindi a TV 2000 nei prossimi giorni ci sarà la storia di Johannes, che ringraziamo per la disponibilità, e ci vediamo alle premiazioni, Johannes. E il primo, Danilo Goffi. Danilo Goffi, sei arrivato primo nella non competitiva. Bella questa. Sì, non ci posso credere. Fatti premiare, Danilo. Questa è bella, ragazzi. Non volevo essere partecipante a questa bellissima gara, molto bella. E volevo correre con gli amici, no? Alla fine ho pure vinto, vabbè, grazie. Hai vinto la non competitiva, Danilo, guarda! Tutta per te, tutta per te! Che bello! Bellissima questa scena, Simone, bella! La prima non competitiva che mi... Ragazzi, facciamo un applauso al nostro Danilo Goffi! Sei mitico, Danilo! Adesso questa la prendo e la metto a casa, tra i tanti bei ricordi che ho, c'è pure quella di Tutto Stella. Togli quella del campione di maratona e ci metti questa. Andiamo Boston e mettiamo questa. Che forte, bellissima. Allora, come sempre, tanti, numerosi, bella giornata, perché noi siamo abituati alla bella giornata, perché siamo abbonati e c'è sempre bello da noi. Per cui siamo contentissimi, ci sarà stato magari qualche piccola disfunzione, però siete in tantissimi, capiteci anche come organizzazione, non è facile gestire una cosa del genere, anche se sono anni che lo facciamo. La prossimo anno naturalmente ci riproporremo e vedremo di migliorare dove non abbiamo migliorato, anzi se qualcuno ha qualche consiglio ce lo mandi tranquillamente sul sito, che valuteremo e riusciremo magari a fare le cose fatte meglio. Adesso lascio la parola, così facciamo le premiazioni. Grazie a tutti di nuovo. Bravo Loris! Grazie Loris. Scusa Simone, volevo dire che la fondazione Vodafone, c'è qualche problema. La fondazione Vodafone dice che c'è ancora qualche sacca da distribuire, quindi chi non l'avesse presa può andare allo stand e ritirarla. Prego Simone. Ecco, allora possiamo cominciare le premiazioni della gara del 13° trofeo Montestella Memorial Cristina Lena, con la premiazione delle prime tre donne al traguardo, premiate da Edison, campione del mondo di marcia master, Silvia Gioni della Pro Sesto Atletica. Silvia, eccoti qua. E al primo posto per il Cuspro Patria Milano, Alessia Brambilla col tempo di 36.54. Ricordiamo anche i tempi delle altre atlete. Al terzo posto Giovanna Meroni ha concluso in 38.11 e Silvio Gioni in 38.05.
Primo posto Alessia Brambilla 36-54 Cus Pro Patria Milano. Che onore averti qui, Eleonora, con noi. Bene, quinto classificato Dario Rognoni, Cus Pro Patria Milano 31-21. Eccolo qua, vieni Dario. Quarta posizione per l'Atletica 100 Torri Pavia con un tempo di 31-14, Lucas Manica Maguie. In terza posizione René Cuneaz, Cus Pro Patria Milano 31-03. Questo tredicesimo trofeo del GS Montestella dedicato a Cristina Lena con il nostro applauso. Hadgu Girmai Johannes, Cus Pro Patria Milano 30-50. È bello avere con noi il papà di Cristina Lena. E Roberta vuole essere premiata proprio da lui, grazie di essere qui con noi, grazie. Premi al papà di Cristina. Viene consegnato questo piccolo omaggio floreale. Grazie Leonora di essere qui con noi.